cose naturalmente, perché noi in fondo non sappiamo qual è stato il primum movens, cioè la spinta iniziale da cui è partita questa esperienza straordinaria, unica, per due motivi. Il primo è che nessun papa, a mia conoscenza, ha mai partecipato a una festa, a un culto di ringraziamento per la riforma. Mai è successo che un papa, e mai è successo che un papa vada addirittura in casa luterana per questo festeggiamento, per questa celebrazione. Quindi è una novità assoluta nella intera storia cristiana, già questo lo qualifica come evento eccezionale. Non sappiamo, ripeto, quali fossero i sentimenti profondi del Papa in questa circostanza, ma il gesto in sé è di altissimo significato, perché significa sostanzialmente, quantomeno così l'ho interpretato io, che primo, la riforma protestante è degna di essere celebrata, ricordata, festeggiata, comunque lo vogliamo esprimere, cioè è un evento positivo della storia cristiana e non una catastrofe, come è stato sovente presentata, da un lato, e dall'altro io lo interpreto, l'ho interpretato nel senso dell'Apostolo Paolo, che nella lettera ai Romani dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Cioè, partecipate sia alla gioia, sia eventualmente al dolore dei vostri fratelli cristiani. E quindi i luterani festeggiano la riforma e il Papa dice: io voglio festeggiare con voi, vado a casa vostra e partecipo a questa festa. Credo che questo sia un significato molto bello, cioè il significato di una partecipazione cristiana alla gioia, alla festa dell'altro cristiano. Apprezzato molto tutto l'atteggiamento del Papa, il suo discorso, compreso questo, perché anche qui c'è una novità assoluta, in quanto che altri papi, già persino con qualche cautela in più, Paolo VI, e poi non parliamo di Giovanni Paolo II, che in occasione del Giubileo del 2000 ha chiesto perdono a tutto il mondo, cioè c'è una sfilza infinita di richieste di perdono. La novità di questa è che il Papa ha chiesto perdono a nome della sua Chiesa, mentre prima era sempre richiesta di perdono per qualche cattolico che, diciamo, aveva commesso degli atti disdicevoli, riprovevoli, ma la Chiesa era fuori da questi delitti, da questi misfatti, non era coinvolta. Quindi si chiedeva perdono per delle malefatte di cattolici, ma non a nome della Chiesa. E invece questo Papa ha detto esplicitamente a nome della Chiesa, e questo è anche una differenza qualitativa in questa richiesta del perdono, che è come dire: l'Inquisizione che mandava al rogo i valdesi, e non solo loro purtroppo, è roba nostra, è Chiesa, e è in quanto Chiesa che faceva questo, e così è effettivamente. Quindi quella richiesta di perdono ha una qualità nuova rispetto a tutte le altre.
Le richieste di perdono, vede, sono delle cose un pochettino, cioè, non dico discutibili perché il sentimento che le ispira è ottimo, però nella Bibbia, che è il nostro codice, diciamo così, nella Bibbia si chiede sempre perdono per dei peccati propri, non per quelli altrui, ecco. E anche se lì c'è una successione, quindi i figli sono anche responsabili dei padri, eccetera, eccetera. Però il perdono è una cosa che non si può trasmettere. Cioè, non è che io posso perdonare per dire un papa che non ha commesso nessun misfatto, quindi dei peccati che lui non ha commesso. E quindi come posso perdonare? Non posso perdonare, posso perdonare, posso capire perché uno chieda perdono, ma non posso perdonare per i miei antenati. Non è possibile questo tipo di perdono. Io posso perdonare lei, ad esempio, se mi fa un torto, e allora nello scambio personale il perdono è la cosa più divina che ci sia e è assolutamente possibile e anche necessario. Queste richieste di perdono hanno un significato profondo da un lato, relativo dall'altro, profondo perché rivelano un atteggiamento nuovo, cioè io mi dissocio, che cosa vuol dire praticamente richiesta di perdono? Almeno io lo interpreto così, vuol dire io mi dissocio da quella storia che ha portato ai roghi, alle persecuzioni, eccetera, eccetera, e voglio cominciare con te una storia nuova. Questo va bene, questo è quello che è, a mio giudizio, il significato che, diciamo, è parallelo alla questione del perdono che è praticamente insolubile. Non c'è, è soltanto Dio che può perdonare i peccati del passato. Oggi è possibile il perdono per dei torti che ci facciamo reciprocamente e è possibile l'inizio di una storia nuova. Allora, nella misura in cui la richiesta di perdono significa questo: voglio cominciare con te una storia diversa da quella che ha portato ai roghi, alle persecuzioni, agli esili, eccetera, eccetera. Dice, questo è una benedizione tale e quale, cioè è la cosa più bella che possiamo realizzare e da cui partire per, ripeto, una storia nuova che è ancora da scrivere. Questa è una domanda alla quale non è facile per me rispondere perché io sono schierato, diciamo così, tra virgolette, cioè io sono protestante, quindi la riforma per me è in un certo senso, ma solo in un certo senso, il luogo in cui sono nato o rinato, diciamo così. Quindi il mio giudizio sulla riforma può essere un po' partigiano, ecco. Detto questo, la revisione della memoria, la cosiddetta riconciliazione delle memorie, è certamente un'operazione necessaria, perché la storia del passato è piena di ombre, è un eufemismo, piena di ombre. E queste ombre, per
iniziare quella storia nuova di cui parlavo, queste ombre devono essere chiarite, devono scomparire sostanzialmente. Non possiamo portarci quel peso. Però è difficilissimo. Guardi, è molto più difficile esorcizzare le ombre del passato, stavo per dire fantasmi, ma non sono fantasmi, che costruire una storia nuova oggi. Quindi non è detto che sia possibile la riconciliazione delle memorie, cioè una considerazione condivisa, profondamente condivisa e reale, vera, intimamente vera, del passato che sta alle nostre spalle. Però credo che sia un cammino necessario, proprio per il motivo detto, non possiamo avere sempre un retropensiero. Sì, tu sei molto caro, mi piaci come Papa, però i tuoi predecessori sono stati così e cosà. Ecco, sono i nostri nemici, sono stati i nostri. Tu sei il nostro amico e loro erano i nostri nemici e tu sei in quella sei su quel trono, ecco. Questo è, ripeto, molto di... però bisogna provare, anche se non sono sicuro che l'operazione sarà coronata da successo pieno, ma il fatto stesso che insieme riconosciamo che quelle ombre del passato non possono restare semplicemente lì, uno, e due, non possono essere ignorate, dice mettiamoci una pietra sopra, non ne parliamo più, no, perché siamo figli di quella storia. Non puoi seppellire tuo padre, non lo puoi, perché tuo padre è dentro di te, non è nella tomba, ecco, sei suo figlio, sei un frutto di quello che è stato fatto, detto, eccetera. Ecco, quindi la mia risposta è questa, senz'altro è necessario. Che cosa mi aspetto? Beh, il minimo è questo, che si riconosca che la Chiesa Cattolica, che ha sempre scomunicato la Riforma, perché il Concilio di Trento non ha fatto altro, anatema, tutte le posizioni della Riforma sono state anatemizzate, cioè sono state dichiarate eretiche, tutte. Il Concilio di Trento, senza mai menzionare la Riforma o i riformatori, come se non ci fosse stata e non ci fosse nella realtà, 1545 ancora, e ancora il processo non era neanche ancora concluso, l'ha scomunicata radicalmente senza salvare nulla. Cioè non ha neanche detto, vabbè, se non altro i riformatori hanno messo in luce la Bibbia, ecco, diciamo la cosa più elementare. No. Allora una scomunica del genere, allora a me basterebbe già che la Chiesa Cattolica dicesse no, la Riforma è stata una benedizione, è stata una cosa positiva, una pagina drammatica, perché è sfociata poi tra Riforma e Controriforma, tra Riforma e scomunica della Riforma, è sfociata nella divisione della Chiesa occidentale, che certamente non è una cosa bella, ma è un peccato sicuramente, ma a me basterebbe che malgrado questo, peccato che non può essere come di solito è avvenuto nel passato addossato alla Riforma, ma altrettanto, quantomeno altrettanto alla scomunica della Riforma, dico, a me basterebbe che si dicesse è stata una pagina drammatica ma benefica non soltanto
per quello che poi è diventato il protestantesimo, attraverso un processo lungo, ma benefica per la Chiesa cattolica stessa. La Chiesa cattolica stessa, pur scomunicando la riforma, ha capito che aveva lei bisogno di una riforma che era stata invocata innumerevoli volte nei decenni e addirittura nei secoli precedenti, ma non era mai stata attuata e non era affatto sicuro che sarebbe stata attuata, come invece è stata attuata. Trento non significa solo controriforma, è anche riforma della Chiesa Cattolica, è una riforma seria, non tanto di tipo teologico quanto di tipo disciplinare e morale, che insomma sono dimensioni costitutive dell'essere cristiano e dell'essere Chiesa. Dunque, allora a me basterebbe che si dicesse definitivamente che la riforma è stata, pur nella sua drammaticità, un evento positivo, un'opera di Dio attraverso uomini che sono uomini, peccano, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Peccano i papi, peccano i riformatori, peccano tutti, pecchiamo noi, non siamo angeli. Ma in tutto questo travaglio enorme del XVI secolo è stata una, ripeto, benedizione.